lo fanno alla fine, perché sono tutte promesse nel vuoto. Quindi io voglio dire una cosa, soprattutto ai giovani: svegliatevi! Non è più il momento di stare ad ascoltare queste persone. Hanno fatto promesse da decenni, sempre le stesse promesse. È palese, si sa che fanno sempre le stesse promesse. Non ci cascate, questo vi chiedo. C'è una cosa che si chiama dignità. La dignità non si vende. Pensate che se voi andate dietro a queste persone, quelle persone un domani vi potranno dire: quello sta là grazie a me. E penso che è orrenda come cosa. Che io poi passo per strada e dico: Sisto, si sta là grazie a me. Sisto ha perso la dignità. Sisto non è più una persona. La dignità fa le persone. Vi dico soltanto questo: per favore, dateci fiducia. Ve lo chiedo con il cuore, davvero, perché ci credo nel progetto del Movimento 5 Stelle, ci credo davvero tantissimo. Sono nato col Movimento 5 Stelle e sono orgoglioso di far parte del Movimento 5 Stelle. E lo dico a tutte quelle persone che stanno dicendo che io sono una brava persona, una bravissima persona, onesta, competente e tutto, però sta rendendo un Movimento 5 Stelle una massa di scime. Esatto. Lo ripeto, sono orgoglioso di far parte del Movimento 5 Stelle e lo dirò sempre, perché non ho vergogna di nessuno. Tutte queste persone che stanno in lista sono tutte bravissime persone che valgono, a differenza di qualcun altro. E almeno a noi c'è almeno il beneficio del dubbio, agli altri nemmeno più quello c'è, perché li abbiamo già visti tutti. Quindi vi chiedo soltanto questo, è un atto di coraggio, dateci fiducia. Non vi deluderemo davvero. Ci ritroveremo magari da qui a 5 anni e sarete voi a valutarci, perché noi da qui a 5 anni saremo comunque qui a confrontarci con voi, come abbiamo sempre fatto da anni. Lo facciamo, facciamo i gazebo. Quando mai a Carinola si sono fatti i gazebo in mezzo alla strada? Scusate, ma chi, PD, ha mai fatto un gazebo a Carinola? Scusatemi, Forza Italia ha mai fatto un gazebo a Carinola? Nessuno, non mi risulta. Quindi è questa la politica che proponiamo noi, è una politica in mezzo ai cittadini, perché siamo anche noi cittadini ed è questo quello che conta, impegnarsi davvero per la società, non per i propri interessi. Io chiudo e vi ringrazio. Chiediamo, innanzitutto volevo ribadire, far fare attenzione alla scorta che si sono portati gli onorevoli qui alle macchine blu. Dopo facciamo un po' di spazio per farli passare, perché a differenza delle... Allora, si presentano da solo. Buonasera a tutti e grazie davvero di essere qui. Io sono Angelo Tofalo, e sono un deputato della Repubblica, sono stato eletto in questa circoscrizione. Prima, quando ascoltavo Renato, mi sono veramente emozionato, perché noi lo diciamo sempre, il Movimento 5 Stelle o lo voti consapevolmente, partecipando, o meglio non votarlo. E avere ricevuto alle politiche 2013 voto di Renato mi inorgoglisce, mi dà uno stimolo e una carica incredibile. Veramente lo dico col cuore. Io sono arrivato qui nel pomeriggio, ho mangiato qui, ho bevuto un bicchiere di vino, mi hanno, come dire, ospitato a casa amici del posto e ho fatto un giro nella zona, mi sono reso conto un po' delle, come dire, di come è fatta Carinola. E pensavo a quello di cui si discute in questi mesi, il TTIP. Voi qua vivete principalmente d'agricoltura, già immagino è difficile portare avanti queste cose, andare ai mercati, esportare i nostri prodotti. Beh, pensate, con questo TTIP tra pochissimo saranno firmati questi, come dire, accordi commerciali ed investimenti transatlantico, quindi con gli Stati Uniti e l'Europa, dove sui nostri mercati arriverà di tutto, per cui anche la nostra agricoltura, la nostra economia dovuta all'agricoltura sarà completamente colpita in pieno, e quindi anche questi territori saranno, ahimè, massacrati più di quanto siano stati massacrati fino oggi. Qua di turismo, lo diceva prima Sisto, purtroppo, no, diceva prima, scusa, il candidato, sì. Purtroppo anche il turismo non è stato sfruttato, cioè il territorio non è stato assolutamente valorizzato. Qui, per alcune, come dire, somiglianze, mi ricorda un po' la provincia di Salerno, la parte sud del Cilento, che anche sono posti bellissimi e con tante risorse, lì forse un po' meglio il turismo è stato sviluppato. Qui purtroppo queste famiglie, mi sono informato, ci sono famiglie qua a Carinola che ormai dettano legge da 30 anni, da 40 anni, sono sempre gli stessi. Addirittura adesso si è ricandidato uno per il quale pare 20 anni fa fu sciolto per infiltrazioni, tu capito bene? Poi vabbè, è uscito pulito, questo è un altro conto, ma
come dire, i dubbi, queste ombre ci sono sempre. Noi il Movimento 5 Stelle è un'altra cosa, la nostra stella polare, l'onestà, la trasparenza e la competenza specifica, l'avete visto anche nei nostri candidati, e quando abbiamo qualche ombra minima di dubbio sul nostro candidato viene subito allontanato, perché noi pensiamo che la politica non deve essere un mestiere, un lavoro, ma deve essere, come dire, un dovere civico di ogni cittadino dentro e fuori le istituzioni. Per questo le nostre regole sono molto 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 semplici: massimo 2 mandati, poi te ne vai a casa, torni a fare, come dire, il lavoro che facevi prima, o comunque se hai lavorato bene fuori troverai un tessuto lavorativo sicuramente migliore. No iscrizioni di partiti, perché i partiti hanno rovinato e si sono mangiati l'Italia, e vogliamo persone incensurate all'interno del Movimento 5 Stelle. Il limite dei 2 mandati è fondamentale, perché se stai più di 10 anni nelle istituzioni, purtroppo, ahimè, metti le radici. Io con Luigi, dopo vi racconterò anche lui, dopo 3 anni e più ormai di Parlamento, abbiamo capito che non è che sono tutti cattivi, magari quelli che rubano sono anche pochi, ma il problema è che i partiti hanno fallito perché non hanno rispettato le regole che si sono date. E allora anche magari il Partito Democratico, che aveva il limite di 3 mandati, poi si è inventato che chi diventa presidente o vicepresidente, come il nostro Luigi Di Maio, della Camera, può arrivare a 5 mandati, chi è presidente di commissione può arrivare a 7 mandati, chi è ministro non ha più limite di mandati, e così hanno fatto un giochino prendendo in giro gli stessi elettori, e ci sono 2000 persone ormai che ci governano da 40 anni, pensate che Bossi sta ancora vicino a noi, a pochi metri da noi, sta a 6-7 metri, forse non lo sapete nemmeno, ma sta da 30 anni lì Umberto Bossi a spese nostre, la Lega lo sappiamo ha governato malissimo, sta ancora lì, e purtroppo questo è il giochino, e con la disinformazione ci distraggono, cioè persone che fanno i sindaci qui anche in un comune come questo, poi magari vanno a fare l'europarlamentare, poi lo mettono a fare l'assessore regionale, regione Campania, poi torna a fare il consigliere regionale, poi magari si fa un altro mandato da sindaco, poi vai di nuovo in Parlamento, è un continuo scambio di poltrone tra le solite persone come una scacchiera, e noi pensiamo di, come dire, di votare altri, invece sono sempre loro. Adesso c'è chi ha fatto ancora meglio, certo Renzi, ci ha messo i giovani, i vari Renzi, Boschi, Lotti, ma in realtà abbiamo visto sono i figli degli amici, praticamente hanno messo il volto giovane, ma è peggio di prima, abbiamo visto quegli scandali di Trivellopoli, gli scandali di Banca Etruria, che stanno facendo le leggi ad hoc, peggio di Silvio Berlusconi. Venerdì scorso eravamo tutti quanti con Luigi e gli altri colleghi, Luigi Di Maio, Luigi Gallo e gli altri, a Roma per festeggiare un anno del microcredito a 5 Stelle. Prima nella chat Luigi Di Maio ci aggiornava, quello che segue un po' la procedura col suo collaboratore Salvatore Barca, e ci aggiornava che in questo mese di maggio c'è stato un boom di richieste, 415 richieste per il microcredito, per cui soprattutto ai giovani lo dico, andate a vedere www.microcredito5stelle.it oppure sul sito del MISE, quindi sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, vedete i requisiti per accedere al microcredito, perché ad oggi 1852 piccole e medie imprese hanno usufruito del nostro microcredito, quindi sono partite sia piccole e medie imprese nuove sia piccole aziende che erano in difficoltà, e la media è sempre di 2 persone, c'è cioè un datore di lavoro, un amministratore ed un dipendente, quindi così ci sono state comunque 4.000 persone a livello Italia, non saranno tantissime, però immaginate se lo facessero tutti. Noi qui sentirete forse altri comizi, non so gli altri candidati a sindaco cosa faranno, io vi chiedo soltanto una cosa, non mi voglio nemmeno dilungare più di tanto. D'oggi in poi la differenza la farà la coerenza, quindi voi mettete in dubbio anche le nostre parole, le parole qui dei ragazzi candidati. D'oggi in poi la politica ci vuole una risposta al cittadino giorno per giorno. Noi nel nostro programma consegnato alle politiche del 2013 abbiamo fissato vari punti, tra questi c'era il livellamento massimo degli stipendi parlamentari e regionali, che è di 5.000 euro lordi, quindi il dimezzamento degli stipendi, lo facciamo ogni mese. Abbiamo restituito ad oggi 17,6 milioni di euro solo dei nostri stipendi parlamentari, più di spese, di costi non sostenuti, di diaria e tanti altri soldini, non sto qua a raccontarli, ma arrivano circa 15.000 euro ogni mese sul nostro conto, noi ne percepiamo se no 3.000-3.100 a seconda del mese, che è un signor stipendio e si vive benissimo con 3.000 euro, vi posso assicurare, ma questi signori qua se li pappano tutti e 15.000. E abbiamo rinunciato, io lo ricordo sempre, ai rimborsi elettorali, perché c'è stato un referendum un bel po' di anni fa dove i cittadini si sono espressi a grande maggioranza e hanno detto che il finanziamento pubblico ai partiti andava cancellato. Cosa hanno fatto in Parlamento? Questi signori, il giorno dopo il referendum, hanno fatto una legge piccolina, hanno scritto al posto di finanziamento pubblico diamo i rimborsi elettorali, per cui hanno continuato a prendere i soldi.
noi rispettiamo il volere dei cittadini, soprattutto del referendum, per cui abbiamo rinunciato a 42 e più milioni di euro. E qui tutte le critiche che qualche volta fanno a Grillo da altre persone, cioè se Beppe fosse stato, come dire, un delinquente, sarebbe andato lì da, come, da capo, da colui che può mettere la firma, andava là, si prendeva i soldi e se ne andava. Non l'ha fatto, quindi questa dimostrazione della coerenza di tutti quanti, e dimostriamo giorno per giorno, per cui vi prego davvero di valutare la coerenza di ogni forza politica. Qui avete la possibilità con questi ragazzi di entrare nella storia della Repubblica, di portare anche Carino nella storia della Repubblica e avere per la prima volta un sindaco a 5 Stelle, svoltare completamente pagina. Peggio di così, credetemi, non si può fare. Questi ragazzi sono veramente preparatissimi, mamma santissima. Io vi dico che chi entra nelle istituzioni è un dipendente dei cittadini a tempo determinato, e chi non amministra bene, chi non sa amministrare, qua hanno fatto sfaceli da destra a sinistra, va mandato a casa. Quindi mi raccomando, massimo sostegno ai ragazzi fino al 5 giugno. Lascio la parola al mio collega Luigi Gallo. Buonasera a tutti, cittadini di Carinova. Io sono Luigi Gallo, in Commissione Cultura, Istruzione e Scienze, quindi mi occupo anche di scuola, università, ricerca. E in questo momento chiedo anche a tutti di avvicinarvi, noi abbiamo bisogno di calore per il Movimento 5 Stelle, e soprattutto i delinquenti sono altrove, quindi state tranquilli, qui c'è una lista di incensurati e ancora noi abbiamo la fedina penale pulita. So che alcuni tentennano, diciamo, a farsi vedere in piazza perché hanno parenti, amici, candidate nelle altre liste. Forse qualcuno ci sta ascoltando dietro alle finestre, però parliamo anche per loro di perché questo. Un ascolto. Si era preparata una mozione di sfiducia al sindaco. Allora, il nostro consigliere è andato dagli altri candidati sindaci che erano all'opposizione, no? Qui sappiamo ci sono tre liste, immaginate. Una vince, l'altra perde. Allora, questo la dice lunga, diciamo, su che cosa è quello che dobbiamo fare. Falcone diceva: segui i soldi e troverai la mafia. Noi dobbiamo seguire i soldi e il tracciamento di soldi di tutti. Questo è il primo compito generale che si daranno questi cittadini che si presentano a Carinano, per andare a vespulciare il bilancio, perché quando il bilancio voi non lo capite è grave, perché dentro il bilancio si possono nascondere tante cose. Quando non c'è la corruzione si può essere lo spreco, e lo spreco significa che se io ho i soldi per fare una o due asili nido ne faccio uno, se io ho i soldi per aggiustare due